Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti nell'ultimo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Oggi si affronta l'ultimo dei boss. Lei, la sola, l'unica Dekadama. Però che succede qui? Ah, il cancello è chiuso! E Dekadama è lì dentro? Sì, e ho visto entrare anche Pina e Gina. Chiediamo aiuto alle polpani ma agli spiritossi. Maximus, non ha bisogno di aiuto. Posso occuparmene da solo. What? Ah, perché può scavalcare, bravo. È entrato lì dentro tutto solo. Se questo è il comune di Dekadama, non è sicuro per lui essere da solo. Allora immagino di doverlo seguire. Ah, perché qua poi ci stanno di nuovo Pina e Gina. Overnion, forse è meglio se questi li tieni tu. I tappi di bottiglia, esatto. Questi sono importanti per te, vero? Sì, molto. Sì, sono simbolo di amicizia. Grazie, Link. A proposito, la tua medaglia Overnion quando? E ora andiamo. Sembra che tu possa arrampicarti su quel muro per entrare, Link. Va bene, andiamo. Nel caso ancora qualcuno non l'avesse notato che ci sono questi muretti per salire. Perché nel gioco sono disseminati ovunque e non sono proprio facilissimi da intuire. No, la scala qui non c'è, forse è di... Eccola, è di qua. Ah, perché non vedevo bene, dico, ma scusami. Ecco, qui c'è qualcosa, sì, me lo ricordavo. Coscia di pollo, certo, a Endgame mi dà la coscia di pollo. Complimenti. Questa va... Ah, devo scendere qui prima. Che c'è qui dentro? Oi! Dato che sono un tipo a cui piace avere le cose in maniera uniforme, cerco insomma di darla a Yokai che ancora non hanno raggiunto il livello 40. Perché nello scorso episodio, se vi ricordate, ho detto che ho raggiunto il livello 40 con tutti, tranne che con alcuni. Adesso, insomma, cerchiamo di renderli uniformi. Ecco qua. Perfetto. Tra l'altro, Leccatino avrà sicuramente paura di noi. Bene. Ok, non si aprirà proprio. Va bene. Tanto qui non è che bisogna tornarci. Tanto per fare la lotta finale ci sono altri modi. Ovvero, Tartarcordolo fondi con Aspirapolvere, fai Aspiricordolo e evochi appunto Yokai. E ti fa fare la lotta tante volte quante volte vuoi. Contro Lethal Dama direttamente, se non erro. Quindi, piuttosto facile come cosa. E poi combattendo contro Lethal Dama puoi farmare medicine potenti a ogni lotta. Drop 100%, quindi buono. Attenzione, Pina e Gina. Fermi dove siete, questo è il covo della mia padrona. Non passerete oltre. Pina, Gina. Questi due zucconi mi hanno stufato. Ah, col bastone. Non fare caso a queste due. Tu vai avanti, ci penseremo noi a loro. Cioè, ma Nathaniel si sta prendendo le scosse elettriche addirittura. Bravo. Ricevuto. Ok, quindi qui ci pensate voi. Non posso parlarvi? Oh, scusami. L'ho allontanato? Ok. Andiamo avanti, qui non c'è nulla, perfetto. Oh, eccola! The Big Boss! Aspetta un po', ma qui c'è scritto qualcosa ma non si legge bene. Dekadama! A rapporto, signora! E allora? Dekadama! Proprio io! Dan dan dan! Basta, sono inquietanti! I tuoi congegni sputanebbia sono stati distrutti! Il tuo piano malvagio è stato sventato! Sventato. Strana parola, ma i miei congegni hanno già fatto danno. Per il resto userò la Ruby Incanto e gli Yokai Spettrali governeranno Valdoro. Non succederà. Fai sparire quella nuvola malvagia e ridacci il nostro cielo blu. Malvagia? Marmocchi, preparatevi a essere distrutti. Dan dan dan. Oh yeah! Dekadama è un boss particolare. Non è troppo difficile, non è troppo facile, è un boss giusto. Ovviamente tutto sta nel livello a quale la affrontate. Se la affrontate a livello 99 è ovvio che la distruggete. Ti prego, colpisci lei. Grande rifiamma! Ok, inizia a prendere un po' di danni anche lei, eh. Come è giusto che sia, tra l'altro. Allora, andiamo un po' di curetta a Gibanium e poi cambiamo subito.
controspecchio. Bene. Ok, vai di specchio, succhia la loro energia, bravissimo. Canom, mannaggia, tracciare è fastidiosissimo. Perché poi puoi anche sbagliare a tracciare, invece quando devi toccare le palline da scoppiare, quello è un po' diverso. E ora, niente, colpiamola. Tocca aspettare che si carichi l'Energimax. Perché Polishogun potrei anche usare l'Energimax, ma mi ricarica solo la salute. Non fa danno. G-Banyan che si ricarica l'Energimax molto velocemente è perfetto. Già, cos'è successo? Eh beh. Una cosa molto particolare. Dunque, dove eravamo rimasti? Oh, la umanità! Decadama si è rinvigorita! Come ha fatto? Io sono immortale! Dun dun dun! Questo dan 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 è una pessima colonna sonora. Silenzio! La mia colonna sonora è perfetta. E sconfiggermi è impossibile! È impossibile sconfiggermi perché io posso riavvolgere il tempo! Riavvolgere il tempo? Ma stai barando, giusto? Mi sembrava che avessimo risolto la cosa del tempo nella scorsa battaglia. E invece no. A quanto pare Pina e Gina possono ricaricare Decadama. Qual è il problema? Pensavo che ci avreste pensato voi. Mi sento strano. Come se il tempo si stesse riavvolgendo e riavvolgendo. Sembra che Nathaniel stia facendo fatica con quelle due. Fatica? Non avevamo già combattuto le due manipolatrici del tempo? Oh, è così fastidioso. Stavo per ricordarmi qualcosa di importante. Impedisce a Decadama di guarire. Mi sta venendo uno dei miei famosi lampi di genio, Link. Deve essere opera di Pina e Gina. Forse hanno riportato indietro il tempo. Decadama torna in vita grazie a loro. Controlliamo come sta Nathaniel. Certo. Perché mi fa scegliere? Cioè, se Wisp, se io per puro caso andassi indietro, no, senza saperlo, e Whisper mi dice, sono Pina e Gina la causa, perché mi chiede se voglio andare ad aiutare Nathaniel o meno? È ora di finirla! Forza, Overnian, muoviti! Niente. No, Overnian! Uno è andato, ora ne manca. Tocca a noi! Wow. Non ci interessa a chi tocca. Uno alla volta o tutti insieme vi sconfiggeremo. Overnian, mi dispiace tanto. Non ti ho protetto. Come posso essere Maximus? Sono solo una barzelletta. Sono solo uno sciocco ragazzino che gioca a fingersi un supereroe. Nathaniel, non è vero. Guardati. Tu sei davvero un supereroe. Ho visto. Ho visto cosa hai fatto. Ti ho visto batterti per aiutare i tuoi amici. È stato molto coraggioso. Penso che siano questi atti altruisti e coraggiosi a fare di te un eroe. E conosco altri yokai che la pensano allo stesso modo. Cosa? Questi sono... Sono i pegni degli yokai salvati da te. Mi sono caduti mentre combattevo. Ora? Quindi li stavi raccogliendo quando sei stato colpito? Io starò bene. Ma ora sta a te. Un eroe come te sa cosa fare, giusto? Invincibile eroe. Difensore di tutti. Hai ragione. Difensore di tutti. Sì. Ehi ragazzi, ascoltate! Sconfiggerò quegli yokai spettrali con ogni mezzo necessario. Dobbiamo proteggere tutto, la città e gli abitanti. Quindi ve lo chiedo per favore. Coraggio, ragazzi. Mi aiuterete? Per favore.
ragazzi! Andiamo! Forza! Diventiamo amici! Eccoci qua. Cos'è quella luce fastidiosa? Si sta muovendo verso il ragazzino. E questo potere che sento è come se tutti gli yokai in città si fossero riuniti. Beh, una mezza specie. Guarda, il Model Zero! Eh? Oh yes, ho capito. I tappi di bottiglia si sono trasformati in medaglie yokai. Ora Nathaniel, chiama i tuoi amici, usa il Model Zero. Va bene. Yokai Watch, Model Zero. Coraggio, tocca a noi. Andiamo! Medaglie yokai attive. È il momento di convocare arrivo! Sparsi! Facciamolo! Come osate, mocciosi! Ora basta giocare, bambocci! Facciamola finita, ok? Sì, è finita! Per voi, però! Andiamo! Bellissima sta scena! Sempre bella! Ok! Overnian però un po' più di vita non sarebbe male, giusto perché proprio sta secco. Sarà sicuramente gameplay, però no. Ok, prima andiamo giù Pina. Che botta però che ha dato, accidenti. Forte Overnian, Ondona. Ok. E poi noi stiamo col modello zero qui. Ti pungo, mannaggia te, guarda. E poi loro tre curano se non sbaglio. Vero? Bob Indovino, Serena e Ignomino curano se non sbaglio. Vediamo un po', mi pare di sì però. Oddio, Serena non mi ricordo. A Bob Indovino sì. Infatti. Possiamo andare un pochino più veloci, tanto è solo aspettare che vada giù una delle due e poi che l'altra usi la pietra. Ok, boh, super fortuna. Ok, fregata. Ok ragazzi, ricaricatevi l'Energimax e poi si va. Questa pure è facile come lotta. Ok. Bene. Ma meno male che il gioco te li fa avere ad un livello decente questi yokai. Perché magari uno per... semplicemente per puro gameplay non li usa, perché non gli piacciono, quindi il gioco ti rimette automaticamente a un livello più alto. Ah, guarda, 59 danni praticamente tantissimo era di vita per Pina e Gina. Infatti un bel po' gli ho tolto, le ha tolto, quindi ci sta.
Padrone di Kadama! Pina! Gina! Questo dovrebbe impedire di guarirsi. Portiamo a Dekadama la brutta notizia. Whisper, come sei baldanzoso, come sei audace. Avete sconfitto Pina e Gina. Ovviamente ora dovrò finirvi nel modo più drammatico. Dan dan dan! Dan dan dannata strega! È ora di risolvere la faccenda, Link. Sono d'accordo. Risolviamola sta faccenda allora. Una volta per tutte, magari. Non ricordo però se con il Model Zero è più forte l'Energy Max. Mica mi ricordo sta cosa. Perché praticamente fare Energy Max però M dovrebbe essere tipo più forte, credo. Non ne sono sicuro. Non mi ricordo. Non è che ti viene spiegato se non vai a leggerti ciò che il gioco ti dice nel manuale. Nel manuale di gioco ci sono proprio appunto delle informazioni. In teoria dovrebbe. Boh. O forse quando usi i classici sarebbe anche normale. Dai fiammello su. Ruba livelli. Vabbè. Ok. Sì, perché rubare Energy Max a sta tizia. Però ragazzi, voi dovete attaccare, eh. Cioè, lo dico per il vostro bene, lo dico. Aia, esatto. Lo sapevo che... lo sapevo. Me l'aspettavo. Lo sapevo che andava... che crepava. Proprio foreshadowing incredibile ho avuto. Ok. Ora ci ricarica Polishogun. Dekadama su. Menate, menate, menate amici belli, menate. Menate, menate. Oh, attenzione. Ah, soldi, peccato. Speravo in ricarica Energy Max, invece no. Però ok, 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 ok. Dai, 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 che carico, dai. Eccolo qua. Perfetto, Gibanian. Vai, falli fuori. E basta. Dannata stregaccia. Ok. Vai Fortunoco. Ok. Grande. Vai Risfiamma. Ho preferito puntare lei perché sennò. Ma dai. Pezzettino. Madonna, sti cosi, quanto fastidio danno, sti scagnozzi! Per fortuna che Trispecchio... Trispecchio c'è! Vai! Trispecchio, sei tutti noi!
Beh, ecco anche Gibanian. Perfetto, dai. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo. Furia zampettante! Attacca, 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 attacca. E niente. Mamma mia! Non so se li purifica anche. No, non li purifica. Ah, si li purifica, bene. Ok, oggetto. Beh, ci voleva, Allora. Resfiamma e Gibanian stanno bene comunque. Vabbè, sì. Dicevo. Siccome stanno bene, la facciamo andare a combattere. Mannaggia. Allora. Ok. Ah, quando è incantato non posso farlo? Ah, perché forse è uno spettrale? Pare un po' strano. Comunque. Chi ha bisogno? Canom di Canom. Ok. Beh, però ragazzi, non ci sta a prendere niente, niente da cadamo di botte, Oh, alleluia, sto coso. Ok. Vai Fortunoco. Devo solo aspettare che qualcuno si carichi per Benino. Ok, Bicanum è quasi pronto. Anche Trispecchio. Ok, niente. Perfetto, vai. Grande, vai Bicanum. Ragazzi, sta lotta è lunga, Ok. Dai, ci siamo quasi. Dai che è pronto. Solo che Complot tira delle sberle incredibili, Ecco. Arrischiamo, faccio colpire Dekadama perché sennò non finisce più sta lotta. Se sopravvive. Anche se dubito, e infatti. Ok. Buon danno, ma non è abbastanza.
È lunga questa, è lunga, ragazzi. Ma infatti me l'aspettavo. Sto ruba livelli, zia. Ci un po' bottato le palle, Te lo dico di cuore. Dai, Complot. Ci fissate con Complot tu, Ok, ricarichiamoci un pochettino che serve. Ok. Bene. Incantato, pulirlo da subito. Oh yeah, dai, dai G-Banyan, dai con sta furia zampettante. Oh, eccola, è una. Ok, bravi. 4900 punti. Oh yeah. Oh, spero mega. Yeah. Mi piace. Però penso che la darò a un attaccante questa volta, le spero mega, perché contro Lethal Dama, che sarebbe il boss, è ovvio. Yahoo, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto Dekadama. Bel lavoro, Link. No, io non posso essere sconfitta. E dove se ne va ora? Come osate? Vi faccio vedere io. Ehi, che fine ha fatto Dekadama? Sembra che fuori stia succedendo qualcosa, direi di andare a vedere. Eh sì, andiamo assolutamente a vedere. Miau, Baldoro del passato, è buia! Questa deve essere la preda di Dekadama. A meno che non la fermiamo, l'oscurità coprirà tutta la città, forse anche oltre. Non possiamo lasciare che accada! Troviamola, ora! Sembra che sia qui, appunto, dove è andata Dekadama. Oi. Ehi, che potenza! Sta rubando il potere di tutta Baldoro del passato? Una volta, gli umani mi tolsero tutto. La gioia di vivere, il tempo, tutto! Quindi ora sto restituendo il favore. Ruberò tempo e felicità agli umani! Vi toglierò tutto! Tutto, tutto! Dun, dun, dun! Lethal Dama. È gigantesca! Si mette male? Questo è un caso di malefatta, yokai davvero brutto! È quando il mostro finale muta forma e diventa più forte nel secondo scontro! Gnaura, nel momento di constatare l'ovvio, cervello di pallina!
Mi state tutti fra i piedi. Non lascerò che tutto questo continui. Lasciare che questo continui? Questo lo dico io a te, furfante. Io... Anzi, noi porremo fine una volta per tutti i tuoi piani malvagi. Giusto, invincibile eroe, difensore di tutti. Proteggeremo la Valdorna del passato. E insieme... Vi toglierò tutto, anche i vostri patetici slogan. Che poi, quello che lei ha detto prima di trasformarsi, no? Una volta gli umani mi hanno tolto tutto, è in linea con quello che andremo poi a scoprire, grazie appunto a Psicospettri, la sua vera storia. Invece in Spiritossi e Polpanime non aveva senso. Il fatto è che Psicospettri era già stato programmato e Spiritossi e Polpanime erano una specie di versione vaniglia, se vogliamo. Però... Purtroppo che devi fare? Non sempre si riceve la versione special edition subito. E dai, che rubi! Vabbè. Oddio a te rubate, Kadama. Sì, alla fine davvero. Davvero la fine da Kadama. O Lethal Dama, se preferisci. No. Ok. Abbiamo tolto le code. Questi fanno male boia. Distruggeteli subito. Bene. Non ce li ha infatti. Li voleva scagliare ma li ha persi. No, non a Gibania. No, che cavolo, ma dai! Ma Gibanian? Sì, mi ricordavo che poteva farlo, ma che palle! Vabbè. Mena come un fabbro, non lo so. Vabbè, però... Ta-ta! E dai, già. Niente? Ok. Ah, gli oggetti ci ho tolto. Brava. Bravissima. Vai Gibanian, vai, vai, vai Gibanian. No, 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 ma dai! Ma che palle! Ma insomma, ma dai! Poi lo farei di botto, certo. Vai, Megadan, esci, vabbè. Buonanotte. Comodo così, un po' troppo comodo, non pensi? Già. Non posso... vabbè, buonanotte. Questo passo, cara, pure so capace. Allora... Se me lo sposti da solo. Gli oggetti, allora, non ho le medicine.
Wow. Tosta, tosta davvero. Ok, siamo di nuovo in pista, vai. Wow. Aia. Ok, devo solo aspettare ora e stare attento a sti cosi. Ok, prese. Quelle sono pericolosissime. Allora, calma. Dai. Vai. Ok. Sì, ora purifico, tranquillo. Ok, vai. Purifica ora. Perfetto. È la prima volta che uso i talismani per davvero, raga. Non sto scherzando, io non ho mai usato i talismani. È la prima volta che li sto usando per giocare. Fantastico. Tutto ciò è bellissimo. Ok, mi ha tolto l'abilità per purificarmi. Non è un problema. Non fa nulla purificarmi. Ok. No, pezzettina. Ah. Cavoli, mo so cavoli. Speriamo non faccia troppi danni. No. Ok, vai, trispecchio, vai. Trispecchio! Specchio riflesso, se ti muovi sei un cesso, Dekadama! Ho sbagliato, volevo dare la difesa. Vai.
Ok, le anime. Ok, ragazzi, l'ultimo attacco. Ci siamo! Ci siamo! Ah, se si vede i piedi della scella non va bene. Dekadama, è andata! Dekadama, è morta. E Lethal Dama, quello che è andata! Beccate questa, vecchia puzzona. Questo ti meriti e nient'altro. 11.000 punti! Yeah, si vola! Medicina potente garantita. E 60 euro. Wow! Ce l'abbiamo fatta! A Baldoro è tornata la luce. Tutto grazie al mio duro lavoro. Non ringraziarmi. La finiscila, non dire sciocchezze. Come scusa? Tu non sei il mio compagno. Smettila di blaterare. Nathaniel. Oh, Vernian, che c'è? Siamo sempre con te. Già. Siamo tutti amici! Maximus Mask è il migliore! Con amore, pega più coraggio! E amici? Del male saremo i peggiori nemici! Gli occhi spettrali se ne sono andati. E Baldor è di nuovo salva. E io ho imparato a conoscermi meglio. Grazie a te, Link. Hai la mia gratitudine. Amici, mi piacerebbe averne qualcuno in più ed essere un amico migliore. Me l'hai insegnato tu. Anche se è abbastanza imbarazzante che me lo abbia insegnato mio nipote. Per niente, nonno! Sei il migliore! Stavo pensando che dovrei fare tesoro dei miei amici ancora più di prima. Un'idea niente male. Davvero? Sono orgoglioso di essere uno dei tuoi amici, Link. Siamo amici, Whisper. Pensavo che noi fossimo più il capo del suo valletto. Anche io dovrei trovare molti più amici in futuro. Già. Beh, allora lascia che concluda con questo pensiero. Grazie per aver creato lo Yokai Watch. Rende ogni giorno davvero piacevole. Davvero? Beh, allora è meglio che torni a lavorarci. Yokai Watch e anche medaglie Yokai. Già, ci conto. Mi dispiace dirlo, ma è giunto il momento di separarci. Abbi cura di te, ma questo non sarà un addio. È bello vedere Spiritossi e Polpani andare così d'accordo. Puoi aiutarci ad andarcene da qui, Trispecchio? Ci puoi scommettere, qualcuno vuole un abbraccio? Addio, Link. Addio, nonno. Forza! Tere tere tere!